Ciao bitches, sono tornato con Power Personal Trainer. Ho visto che molti hanno dei problemi su questo gioco per via di Predatore, che non è più come calcio regolabile. Perché non è più come calcio regolabile? Beh, perché con Predatore la velocità di movimento destra-sinistra è molto più elevata. Quindi passiamo a come poter fare per allenarsi. Bene, prima di tutto partiamo dalle classi. Ho fatto due classi, ora ve le farò vedere. Una con la R, fucile d'assalto, e l'altra con l'SMG, mitraglietta. Allora, partiamo da quella col fucile d'assalto che già state vedendo. Ho scelto come fucile d'assalto l'SC2010 con mirino laser e freno di bocca. Perché ho scelto l'SC2010? Perché è un'arma abbastanza precisa e quando vi troverete comunque quindi a fare questo allenamento, l'unico vostro problema sarà solamente cercare di seguire l'avversario. Poi, passiamo ai perk. I perk utilizzo prontezza, concentrazione, un must come vi ho sempre detto, estrazione rapida, che sono tre perk principali, e poi utilizzo predatore e agilità. Perché questo? Perché la combinazione di predatore e agilità, la vostra velocità di movimento sarà molto più rapida e quindi sarà molto più difficile tenere la mira sull'avversario. Questo perché? Perché quando voi giocavate su Black Ops 2 con calcio regolabile, voi eravate abituati a spostarvi destra-sinistra, correggevate anche la mira, oltre che ovviamente a schivare colpi, ed era quindi più semplice. Ora non è più così, essendo predatore già veloce di suo. Con agilità sarete anche molto più veloci e quindi i movimenti saranno più veloci e sarà più difficile seguire l'avversario. Quindi questa qui è la prima classe se giocate con i fucili d'assalto. Ho messo il pacchetto di serie specialista, ma potete mettere anche ovviamente il pacchetto di serie supporto, come volete voi, assalto, cioè a vostra discrezione. Per l'SMG ho scelto il Vector. Perché ho scelto il Vector? Perché secondo me è uno degli SMG con cui è più difficile mirare, perché le tacche di mira non si vede quasi niente, come vedete non c'è un red dot, però uccide molto velocemente, ha una buona stabilità, quindi ciò che tocca a voi è solamente cercare di indirizzare sempre i colpi. Comunque potreste usare sempre per questo allenamento un altro SMG, come ad esempio l'MTAR, sempre utilizzando gli stessi accessori che vedete sul Vector, o il Vepr e anche il Bizon, anche se secondo me viene meglio con Vector, Vepr e MTAR. Questi qui sono i tre SMG con cui è più semplice farlo. Comunque, passiamo, le specialità sono le stesse di prima, perché? Per la stessa motivazione, perché nei movimenti destra e sinistra in questo modo sarete più veloci ed sarà più difficile mandare a segno i colpi. Ovviamente con l'SMG è molto più semplice questa cosa, quindi l'allenamento è un po' inferiore rispetto a farlo con il fucile d'assalto con la R. Quindi vi consiglio di usare questa classe e ora vi farò vedere dei gameplay in cui ho usato sia il fucile d'assalto che l'SMG per farvi capire. Bella raga! Come vedrete in queste due clip, che sono una clip su Tremor e una su Strike Zone in modalità frenesia, una con la R, l'altra con l'SMG, in questo caso sto usando la classe che avete visto poco fa. Ma qual è il miglioramento facendo questa cosa? Il miglioramento è ovviamente una maggiore precisione, quando toglierete ovviamente agilità o se continuerete ad usarla, perché è sempre a vostra discrezione. Noterete un incremento della mira sostanziale sia da vicino sia da media distanza che da lontano. Quindi, come vedete, dovete essere bravi a gestire lo spostamento per poter sia aggiustare la mira, ma allo stesso tempo cercare di non mandare colpi a vuoto e allo stesso tempo schivare colpi. So che non è proprio una delle cose più semplici da fare, però piano piano, attraverso un po' di, diciamo, di tempo speso a giocare pubbliche in continuazione, a cercare di migliorarsi, riuscirete tranquillamente a mirare meglio. Lo so, all'inizio risulterà sempre più difficile perché ovviamente state usando agilità sulla R sia sull'SMG e quindi i vostri movimenti saranno velocissimi e mancherete con molti colpi gli avversari, specialmente quelli vicini. Ma piano piano vi abituerete, capirete pure da vicino che magari in alcune situazioni non dovete mirare e in altre sì. Quindi piano piano, tutta una questione di tempo, di qualche giorno magari o anche di qualche ora, dipende, varia da persona a persona, migliorerete la vostra mira sostanzialmente con Predatore. Vi lascio alla fine del video, bella raga! SATCOM nemico localizzato.